Buongiorno a tutti, siamo da Trieste, dall'Urban Center. L'Urban Center è una bellissima realtà dedicata all'innovazione a poche centinaia di metri, per chi non la conoscesse, dalla stazione centrale di Trieste, che è cogestita da quattro grandi attori, da BioValley Investment Partner, da Bio4Dreams, dal Polo Tecnologico Alto Adriatico e modestamente da R&B Gate, di cui sono il presidente. R&B Gate in particolare si occupa dell'attività di ICT per questo centro. Questo polo è un posto per ospitare le start-up e in questo momento per gli ascoltatori, per le persone in ascolto, se qualcuno fosse interessato, c'è un bando aperto per essere ospitati all'interno del polo dell'Urban Center. Ci sono già state parecchie adesioni, ma ci sono ancora posti liberi, ovviamente è un bando, quindi vi informiamo di questa possibilità. Bene, dunque io sono Fabrizio Renzi, sono di R&B Gate, sono il presidente e il fondatore. Dopo 31 anni di esperienza con una grossa multinazionale dell'informatica, cominciava per I, finiva per M, in mezzo c'era la B, ero responsabile della ricerca, della tecnologia e innovazione. Ho cominciato attività imprenditoriali, ho varie aziende, in particolare quella di cui parliamo oggi si chiama R&B Gate, che ha base qui a Trieste e anche sede legale qui a Trieste. Ho aperto la sede legale qui a Trieste perché gestivo Italia, Europa dell'Est, Medio Oriente e Africa nel mio vecchio mestiere in IBM, e Trieste ha sempre avuto il vento, tanto anche, e l'aria giusta per l'ibridazione di pensieri, di idee, di culture, quindi è un posto estremamente importante per creare innovazione. Peraltro, all'interno della ricerca, è il polo italiano dove c'è una maggiore concentrazione di ricerca a livello italiano, nell'area della fisica e in molte, di questo che c'è l'amica Antonella e Elisabetta, nell'area della fisica e in molte altre aree. Oggi però non parliamo di attività specifiche della parte Gate, ma parliamo delle attività sulla cultura. Sulla cultura, R&B for Culture si occupa di attività nell'ambito culturale e all'interno del gruppo e ha in gestione grandi musei come l'M9 di Venezia, piuttosto che il Federico II di Jesi. Ha all'interno del bando Innova Musei vinto il bando Innova Musei per insieme ad altre 147 startup, siamo arrivati primi, ma insieme, e questo ci ha consentito di essere finanziati dalla Fondazione Giordano dell'Amore, che ha investito nella nostra azienda. Questo perché? Perché abbiamo un software che si chiama EMMA, Electronic Museum Management and Analytics, che è stato ritenuto il più innovativo a livello italiano in quest'area. Ma non volevo dirvi di quanto sia bella R&B for Culture o EMMA, ma volevo dirvi che grazie a questo bando abbiamo avuto l'opportunità di conoscere realtà incantevoli, all'interno del quale gli orti botanici dell'Università Statale, che sono un tutt'uno con gli orti botanici della Pinacoteca di Brera, del Polo di Brera, che tanto c'è anche un osservatorio astronomico, e stiamo facendo delle cose molto belle in questo binato al bando Innova Musei, poi finanziato dalla Regione Lombardia, insieme ad Antonella e Elisabetta. Quindi molto belle, legate all'ambiente, legate alla cultura, legate allo sviluppo economico del territorio e dei turisti, e quindi volevo dare la possibilità ad Antonella ed Elisabetta di descriverci quello che vogliono, ovviamente, all'interno di questo progetto e delle loro attività più in generale, quindi anche nell'area della ricerca, che so che Antonella e Elisabetta stanno facendo in questi ambiti. Antonella, io ti lascerei la parola, poi lascerei a voi tutto lo spazio che volete liberamente. Sì, allora io direi che magari facciamo iniziare Elisabetta, che introduce quello che è il cuore del progetto Innova Musei, che è stato proprio pensato per promuovere una parte del nostro patrimonio, che è una parte
purtroppo ancora poco accessibile al pubblico per una serie di ragioni che vi spiegheremo, e che però ci sta particolarmente a cuore poter far fruire in qualche misura. E diciamo il bando Innova Musei è risultato per noi uno scenario ideale per poter innestare delle azioni di sviluppo sulla base di una serie di altri interventi che già abbiamo in campo a partire dal 2017, che ci hanno consentito innanzitutto di recuperare questo patrimonio e poi di iniziare a metterlo in sicurezza attraverso azioni di restauro e di conservazione. Come dire, dopo qualche anno ci è capitato il Nova Musei che ci ha dato proprio l'opportunità di avere una marcia in più, cioè di aggiungere a questi interventi, che sono comunque interventi che proseguiremo a fare proprio per il recupero e la conservazione del patrimonio, ci permettono per l'appunto di muovere nella direzione di una valorizzazione di un patrimonio pressoché sconosciuto e che però desideriamo proprio che sia fruibile attraverso una serie di strumenti che il Nova Museo ci mette a disposizione, ma prima di raccontarvelo direi che è opportuno vedere di che cosa si tratta. E quindi lascerei la parola a Elisabetta che ci introduce al patrimonio non vivente, diremo poi magari due parole anche sugli orti botanici che sono il contenuto, diciamo così, vivente di questo patrimonio. Io per fare il mio intervento però avrei bisogno di caricare una presentazione. È possibile? Una brevissima presentazione con qualche diapositiva. Assolutamente, fai condividi schermo in basso. Allora, corretto? vediamo. Mi dicono qui della regia. Io mi vedo frozen, è corretto? Va bene. Ah, sullo schermo davanti, sì, ma non c'è problema. Allora, vediamo va bene se anche qui, riesco a condividere, condividi. La casa si vede bene. Bene, adesso andiamo sulla presentazione di Elisabetta. Dunque, condividi. Però mi dà. Vediamo se andando sul file. Vabbè, non me lo fa condividere, scusate, ma non riesco. Voi volete farlo mandare a voi, lo mandate da qua, come volete? No. No, no, voi non ce l'avete, sì, ho capito. Proviamo, se altrimenti se mi date un indirizzo. Se no, al limite provo io, Elisabetta, a condividerlo. Aspetta. Vediamo se mi becca adesso. Ok, vediamo, forse l'ha preso, vediamo. Sì, sta arrivando. Sì, sì. Ok. Bene, è arrivato. Riuscite a vederlo quindi? Sì. Ok. Vediamo qui con un bellissimo effetto blu, meraviglioso. Comunque, Sono i perfetto, colori. le prestazioni si vedono. Sono i colori istituzionali, diciamo così. Bene, sei perfettamente allineata all'Università Studiorum Mediolanum, Mediolanensis. Ok, allora parto un attimo da lontano, ma poi mi fermo subito, nel senso che semplicemente per introdurre il fatto che l'Università degli Studi di Milano, fondata come istituzione nel 24, nonostante abbia una storia relativamente breve, ha ereditato una lunga tradizione di studi sia in ambito umanistico che scientifico. E anche per questo motivo possiede numerose collezioni di varia natura, documenti, libri, modelli, insomma, strumenti che hanno tutti anche un particolare valore storico. Alcune di queste raccolte, di queste collezioni, fanno parte oggi del Herbarium Universitatis Mediolanensis, quello che noi in modo molto più familiare, molto più semplice, chiamiamo l'erbario del Dipartimento di Bioscienze. Si tratta di un consistente patrimonio composto, come vedete elencato, da collezioni di erbari, di tavole parietali,
di argomento biologico e di xiloteche, oltre a vabbè, altri strumenti di analisi di varia natura, per la maggior parte risalenti tra il 1850 e il 1930. Come potete vedere dalla parte bassa della diapositiva, attualmente l'erbario ha una sede che può essere definita a tutti gli effetti provvisoria, sia per le dimensioni che sono estremamente ridotte, sia per le condizioni ambientali, e questa sede è localizzata presso il Dipartimento di Bioscienze dell'Università di Milano. Queste collezioni vengono considerate il patrimonio non vivente degli orti botanici di Brera e dell'orto botanico Città Studi, che qua vedete nell'immagine e la cui localizzazione potete valutare nella parte bassa della diapositiva. Entrambi gli orti afferiscono al Dipartimento e questo patrimonio che vi ho appena elencato afferisce a sua volta agli orti botanici della statale dell'Università di Milano. Qui ancora una diapositiva semplicemente per farvi vedere gli esempi che poi però più avanti vi farò vedere in modo un pochino più esteso. Quindi abbiamo nell'ambito di questo patrimonio una grande quantità di raccolti di erbari, almeno 30.000 sono i campioni, ma probabilmente sono il doppio, anche perché ancora non siamo riusciti a censire tutte le raccolte, tutti i campioni. Poi una ricchissima collezione delle cosiddette tavole parietali ad argomento biologico, in particolare quelle che abbiamo noi, si riferiscono alla botanica e alla zoologia. Le tavole parietali sono circa 498, e qui mi riferisco in modo particolare a quelle botaniche, suddivise in 16 serie che si differenziano in base anche agli autori che le hanno progettate e realizzate. E poi due xiloteche, o meglio due xilotomoteche, di cui ne vedete una qui in basso sulla destra. Andiamo avanti. Possiamo dire che, diciamo, nel corso degli ultimi decenni l'innovazione tecnologica nell'ambito dell'insegnamento e della ricerca ha comportato una perdita di interesse nei confronti delle collezioni storiche che avevano prevalentemente un utilizzo didattico. E quindi l'abbandono di queste collezioni ha rischiato di, diciamo, vederle disperse, di causarne la completa degenerazione e perdita, anche e soprattutto a causa delle inadeguate condizioni di conservazione, come potete ben vedere dagli esempi che ho riportato in questa diapositiva. Sono state collocate in spazi assolutamente non idonei, dove hanno subito a volte infiltrazioni di acqua o, come anche in questo caso, vedete, dei danni da parte dei cosiddetti insetti bibliofagi, cioè piccoli coleotteri che si nutrono proprio del supporto di questi manufatti, che è un supporto di tipo cartaceo. Probabilmente molti delle persone in ascolto in questa call e molti di quelli che parlano siamo tutti bibliofagi, perché divoriamo i libri, però li teniamo un po' meglio, diciamo. Esatto, però ne avete cura. Ma fortunatamente a partire dal 2016 siamo insetti. Vai. Ecco, esatto. Come diceva Antonella, ci siamo trovati a dover affrontare una specie di emergenza in pratica, e quindi abbiamo creato un piccolo gruppo, una piccola unità di lavoro formata da piccolo numero di unità di personale appartenenti al Dipartimento di Bioscienze e al Dipartimento di Informatica, per poter portare avanti un'azione di recupero di questi beni attraverso la realizzazione di progetti finalizzati da una parte al loro restauro e dall'altro alla loro valorizzazione. Finora tutti i progetti sono stati realizzati grazie ai contributi economici di Regione Lombardia, ma grazie alla possibilità di rispondere a dei bandi dedicati all'ambito museale, e quindi abbiamo raggiunto dei risultati veramente inaspettati. Questo è importante perché questo patrimonio, anche se si tratta per la maggior parte di manufatti, diciamo, che hanno
prevalentemente un valore storico, possono ancora svolgere un ruolo importante non solo come bene storico, appunto, ma come anche un utile strumento scientifico di ricerca e di didattica, per esempio nelle discipline botaniche, soprattutto nel nostro caso, nel caso degli orti botanici. Inoltre, non si può trascurare anche il fatto che sono dotati di una valenza artistica abbastanza importante, proprio per il tipo di manufatto. Dopo vedremo, si tratta di cromolitografie, quindi di manufatti realizzati con delle tecniche particolari. Ok, quindi i progetti che sono stati avviati e realizzati a partire dal 2017 ci hanno permesso di raggiungere degli importanti risultati che vedete sintetizzati nella diapositiva. Allora, innanzitutto siamo riusciti a restaurare almeno 80 tavole, di cui una parte anche incorniciate. È stato possibile creare, proprio grazie alla sinergia con i colleghi del Dipartimento di Informatica, un portale online che è anche visibile sul sito degli Orti Botanici della Statale, con il database dei beni conservati e in cui è possibile anche visualizzare almeno 7.500 campioni che sono stati già digitalizzati. Inoltre, sempre nell'ambito di questi progetti, vi dicevo, si sono portati avanti anche delle azioni rivolte alla valorizzazione e questo ci ha permesso di realizzare, progettare e realizzare delle mostre, degli eventi che sono stati aperti liberamente al pubblico. Ok. Avanti. Allora, adesso volevo semplicemente mandarvi un po' di immagine per farvi capire di cosa si sta parlando, la consistenza di questo patrimonio e che cosa sono in sostanza, in pratica, i beni di cui stiamo parlando. Allora, a parte gli erbari, che sono delle raccolte di piante che sono state prelevate in natura e poi essiccate con delle procedure particolari e che vengono poi conservate all'interno di armadi e che anche esse rivestono un importante ruolo nell'ambito della ricerca e della didattica, volevo un attimino soffermarmi sulle raccolte di tavole parietali. Tavole parietali sono, come vedete dalle immagini, delle grandi litografie a colori e sono nate come strumento per l'insegnamento delle materie scientifiche. Quindi sono sostanzialmente come dei manifesti cartacei che sono stati in passato progettati, come dicevo prima, a partire dal 1850 fino al 1930, per essere impiegati per l'insegnamento di diverse discipline. Quindi vediamo due esempi, una tavola parietale ad argomento botanico e sulla destra una tavola parietale ad argomento zoologico. Vi dicevo che le tavole parietali che noi abbiamo conservate in erbario sono appartenenti a 16 diverse serie e per un totale di 497-498, probabilmente una è doppia, e sono state realizzate da autori differenti. Qui volevo semplicemente sottoporvi un paio di esempi per alcune delle collezioni più prestigiose. Qui ne vediamo due, progettate e realizzate da questi coniugi, Arnold Dodel e Carolina Port. Questa collezione è completa, quella che noi abbiamo in erbario è completa ed è una delle collezioni, appunto, che vi dicevo, più prestigiose. Un'altra collezione molto bella, allora voi adesso le vedete rimpicciolite e quindi non hanno la stessa resa di quando si osservano dal vivo. Allora dovete immaginare che le tavole più piccole hanno dimensioni di 50x70, quelle più grandi hanno dimensioni di 120x150, quindi sono dei piccoli poster, vanno da piccoli a grandi poster e come vedete conservano ancora dei colori veramente straordinari. Vediamo un'altra collezione, per esempio questa collezione di una ventina di tavole. Noi purtroppo ne abbiamo solo 19, una probabilmente è andata persa. Si tratta di tavole di piccole dimensioni, ma come vedete hanno dei colori e dei dettagli nella realizzazione di questi disegni che sono veramente insuperabili, sono veramente incredibili. Ancora un'altra collezione piuttosto... Veramente sì, confermo. Veramente. Belle. Sono molto belle, affascinanti.
ogni serie ha un suo stile, proprio perché dipendeva evidentemente dal botanico che le progettava e diciamo aveva un po' modalità, stili di realizzazione differenti. Ancora queste, anche in questo caso abbiamo quasi la collezione completa, 66 su 68 tavole dedicate alle specie esotiche che vengono coltivate per vari utilizzi. Queste poi su fondo nero hanno un fascino ancora particolare. E poi vi dicevo, nell'ambito del patrimonio che conserviamo in erbario, abbiamo anche due xiloteche, o meglio, vi dicevo, xilotomoteche. Si tratta di sezioni sottili di legni che erano state realizzate da botanici sempre a scopo didattico. Sostanzialmente, in questo modo, utilizzando queste sottili sezioni di legni, si addestravano gli studenti a riconoscere le specie da cui il legno proveniva. Qui abbiamo una xiloteca, quella di un autore italiano, era un medico in realtà che poi però diciamo si era dato allo studio della botanica, che aveva realizzato queste sezioni sottili. Qui ne vediamo un esempio, questo è sono le sezioni nelle tre dimensioni dello spazio, le sezioni trasversali e longitudinali, prelevate da un ramoscello di una pianta di faggio. E qui le vediamo, per esempio, osservate al microscopio ottico. Quindi, mentre questa è un'immagine che può, diciamo, ha in grandezza naturale, qui sulla sinistra le vediamo ingrandite. Quindi possiamo valutare anche in questo caso, oltre alla valenza scientifica, anche la loro bellezza artistica. Quest'altra collezione è ancora un pochino più antica, vedete, è stata realizzata tra 1852 e 1888 e si presentava come una serie di piccoli libri. In realtà non erano dei libri, ma erano delle scatolette. All'interno di ogni scatoletta erano contenuti 100 campioni, quindi 100 sezioni sottili che si presentavano in questo, come vedete. Ogni sezione era fatta aderire a questo foglietto in cui era praticata una finestrella e attraverso questa finestrella lo studente poteva visualizzare anche solo a occhio nudo per trasparenza le caratteristiche del legno che stava osservando e quindi dalla porosità, dal colore, dalla tipologie cellulari che caratterizzavano quella sezione, poi era possibile risalire alla specie di appartenenza di questo legno. Io direi che posso per ora fermarmi perché più o meno vi ho mostrato molto rapidamente, molto sinteticamente, la consistenza di questo patrimonio. E quindi diciamo che quello che noi stiamo cercando di fare a distanza di 5 anni è portare avanti su vari fronti sempre diciamo, il recupero e la valorizzazione di questo patrimonio. In che modo? Il recupero lo portiamo avanti attraverso dei progetti di restauro e anche attraverso una nostra grande ambizione che è quella della realizzazione di un nuovo spazio museale in cui questo patrimonio può trovare delle condizioni di conservazione decisamente più adeguate. E poi parallelamente portiamo avanti anche progetti di realizzazione, uno dei quali è quello che abbiamo diciamo, messo in piedi assieme a RNB for Culture. Io lascio la parola ad Antonella se vuole aggiungere ancora qualcosa. Sì, magari. Prego Antonella. Magari potremmo aggiungere un po' come è andata, perché a mio modo di vedere è stato un caso abbastanza interessante per noi e magari può esserlo anche per altre realtà se ci saranno strumenti di questo tipo anche in altre regioni, come sicuramente immagino. Noi, come Elisabetta ha già annunciato, ormai da diversi anni guardiamo sempre con grande attenzione i bandi che la Regione Lombardia mette a disposizione dei musei e delle raccolte museali riconosciute ufficialmente e noi siamo appunto riconosciuti ufficialmente da Regione. Sono strumenti grazie ai quali abbiamo potuto fare tutta una serie di interventi che altrimenti sarebbero stati impensabili
perché come tante altre realtà culturali noi non abbiamo a disposizione un budget che possiamo destinare proprio alla cura del patrimonio. Questa è una considerazione che mi sento di fare perché è molto comune, soprattutto realtà che non sono i grandi musei che hanno direttamente la, come dire, l'autonomia che è stata stabilita da, insomma, ha oggettivamente cambiato le cose, per tutta quella messe, e sono tantissimi di musei che non hanno questo privilegio, la sopravvivenza e il lavoro quotidiano, insomma, non sono assolutamente scontati. Detto questo, bisogna rimboccarsi le maniche, ci sono tante opportunità di finanziamento e noi abbiamo avuto una discreta fortuna nel riuscire sempre a ottenere le risorse, che però sono sempre state indirizzate prevalentemente appunto al recupero e alla conservazione del patrimonio e un pochino meno alla valorizzazione. Questo sia per ragioni di necessità, perché il primo passo quando si ha a che fare col patrimonio culturale è senza ombra di dubbio quello di studiarlo, metterlo in sicurezza, garantire delle condizioni di conservazione minime, insomma indispensabili, sia anche proprio per gli strumenti che ci siamo trovati ad avere a disposizione, cioè i bandi prevalentemente erano finalizzati a questo e quindi noi abbiamo un po' seguito l'onda, ecco, scusate l'espressione un po'. Quello che è capitato l'anno scorso è che sulla scorta della crisi generale che la pandemia ha prodotto e che ha portato anche a dei grandi problemi economici, non solamente nella imprese culturali e creative, Camera di Commercio, Regione Lombardia, Fondazione Cariplo hanno innestato uno strumento del tutto nuovo di finanziamento che dal punto di vista dell'impresa culturale creativa ha un suo iter, che è quello che Fabrizio ha iniziato a presentarvi all'inizio di questo intervento, ma in parallelo ha avuto un iter presso i musei che hanno potuto partecipare attraverso una manifestazione di interesse che ha portato a una selezione di, mi pare, una trentina di realtà, forse qualcosa in più, e noi abbiamo avuto il privilegio di essere proprio ai primissimi posti tra queste realtà. Questo, diciamo, ci ha consentito. Il miglior museo ha vinto con la, il miglior museo e situazione, no, insomma, diciamo, museale. Allora del vero eravamo... A onor del vero eravamo al terzo posto. Incantevoli anche le altre 29 startup e gli altri 29 musei, però il più bel museo... Ok. Sì, eravamo al terzo posto, per essere proprio precisi. Comunque, insomma, abbiamo avuto un discreto... Abbiamo cliccato un po' in ritardo, però eravamo ben posizionati. Comunque, noi abbiamo avuto, quindi siamo entrati in questa rosa dei prescelti, abbiamo superato la selezione con la manifestazione di interesse e questo ci ha consentito di essere... avviati a questo incontro con le imprese culturali creative che in parallelo avevano vinto il di Fondazione Cariplo, Camera di Commercio, eccetera, di cui parlava Fabrizio prima, e questo è stato una modalità proprio per mettere insieme il mondo delle imprese culturali creative con il mondo dei musei e di fare una serie di conoscenze che in tutta onestà sono stati sicuramente interessanti, e fra tutte ovviamente R&B for Culture, che è diventato a tutti gli effetti un nostro partner. Quindi io mi sento di raccontare questa storia perché comunque per noi è stata, ed è perché siamo proprio nel pieno, estremamente positiva, è probabilmente un percorso che non avremmo mai seguito per quelle che sono le nostre abituali modalità di lavoro in un contesto universitario e di ricerca che ha percorsi di carattere diverso e che quindi ora ci sta dando gli strumenti per poter effettuare una serie di azioni di valorizzazione che muovono dal patrimonio storico che avete visto e vanno a ricadere anche sugli orti botanici, che sono strutture aperte al pubblico, facendo dialogare il patrimonio storico con le specie viventi che i visitatori trovano in orto botanico. E quindi, ad esempio, a partire da una tavola che racconta i meccanismi di cattura dell'insetto di una determinata
specie, noi arriviamo ad accompagnare il visitatore a vederla fisicamente, quella specie in orto botanico, attraverso un'app che con RNB for Culture stiamo sviluppando, attraverso una serie di altri prodotti come per esempio immagini a 360 piuttosto che filmati realizzati con voli da drone, filmati promozionali, tutta una serie di prodotti che stiamo sviluppando con loro, di cui magari Fabrizio, forse se vuoi dare qualche elemento in più tu, sicuramente può essere utile. Ecco, più o meno mi sentirei di dire questo, poi naturalmente se ci sono domande siamo a disposizione. Sulle cose che abbiamo il piacere di fare insieme, tra l'altro stiamo facendo anche altre, cominciando da questo bando, una volta ci si conosce poi si trovano belle cose insieme da fare. Sì, è molto bella l'esperienza, far volare il drone sopra Milano è stata un'esperienza unica, come fatica per avere le licenze, però ha dato bei risultati. La prossima volta lo mettiamo direttamente su un insetto vero, facciamo prima, mettiamo la camera direttamente su un insetto vero, quello è autorizzato, però sta dando delle bellissime risultati, è previsto quindi la 360, la visione 360, il time lapse per vedere le piante che fioriscono, quindi alla fine del progetto avremo una bellissima realtà di visione delle piante nel tempo. Tanto entrambi gli orti sono molto belli, quindi credo che anche tornando all'environmental, a favorire la conoscenza per i nostri ragazzi della cultura, della natura, della botanica, sia veramente una bella esperienza. Poi abbiamo l'app, che può essere utilizzata per la didattica in quelle sedi e anche fuori da quelle sedi, lo faremo insieme. Bellissima la scoperta dell'erbario, in attesa, aspettando il museo, che sarò felice se lo fate. Magari ci inventiamo insieme qualche mostra, le portiamo un po' in giro per l'Italia per far vedere la ricchezza veramente che c'è. Metteremo poi durante la Milano Fashion Week, correggimi Antonella, un sistema che è un momento importante per il mondo milanese, c'è un sacco di gente. Fuori salone del mobile. Fuori salone del mobile, sì, per me fashion e mobile è una faccia e una razza, io non essendo un uomo inelegante non capisco la differenza. Comunque, in fuori salone del mobile metteremo anche un sistema di location tracking dei visitatori che di solito in tutti gli anni hanno visitato in maniera molto copiosa entrambi gli orti, e quindi vedremo quali piante sono per loro più interessanti, che questa è una bella esperienza di analytics, di analisi dei dati e di condivisione. Sì, direi questo è più o meno il progetto. Molto interessante il progetto Innova Musei, quindi sono sia io che Antonella che Elisabetta siamo testimonial del fatto che è un bel modo di far lavorare insieme innovazione, musei, ricerca e attività per portare veramente l'innovazione a terra sui musei. Non voglio dire che la regione Lombardia sia migliore delle altre, anzi, diciamo, io sono abito in Lombardia, sono nato nelle Marche, quando ero a New York mi spacciavo per newyorkese, se andassi a Mosca mi spaccerei per moscovita, anche a Kiev per ucraino, quindi sono una polide, però diciamo in particolare da questo punto di vista credo la regione Lombardia abbia fatto un'iniziativa interessante che magari vedremo con altre regioni come il Friuli, il Veneto di pensare, di replicare per aiutare la regione a metterla in piedi, perché è un bel modo, e poi si lavora in tanti, diciamo ogni startup può rispondere con un solo museo e il museo può rispondere solo con alcune startup, quindi è anche un bel modo di favorire tanta diffusione su tante aziende di appunto di ricerca e innovazione nell'ambito culturale. Questo è un po' quanto. Sono certo che faremo altre cold dissemination presso questa meravigliosa audience di Trieste sulle nuove iniziative che porteremo avanti appena intanto finiamo questo, e magari poi vi racconteremo più avanti il resoconto di come stiamo andando avanti su questo progetto e poi sulle nuove cose che stiamo mettendo in piedi. Vi ricordo che sia la statale, che è il leader italiano in alcuni ambiti sulla fisica e su altro, sia a Brera, di fianco c'è un meraviglioso osservatorio astronomico, secondo per bellezza solo all'Orto Botanico, e dove Schiaparelli scopriva l'acqua su Marte addirittura a occhio nudo con quei bellissimi telescopi che sono sopra, e lì stiamo facendo insieme appunto agli amici che abbiamo trovato grazie a questo bando, ci stiamo facendo venire idee per cose da fare. Dentro l'orto c'è una bellissima cupola
utilizzata per valutare l'altezza del sole, insomma, la posizione del meridiano, da parte di Schiaparelli, che era il direttore del museo, insieme al fisico Celoria, studioso della statale. E anche lì ci stiamo vedendo come integrare attività. Quindi va bene, stay tuned, be angry, be foolish, come diceva Steve Jobs, stay tuned sicuro, però nel suo caso di collegatevi a iTunes, nel nostro caso no, collegatevi ai nostri stream su Urban Center, numerosi. Peraltro vi ringraziamo perché non solo è interessante l'audience dal vivo, ma è interessante l'effetto che sta generando questo gruppo di video distribuiti, c'hanno veramente una bella resa in modalità, come si chiama, podcast, chiedo qui alla regia, in modalità offline. La libreria viene ampiamente consultata, quindi Antonella ed Elisabetta, le vostre cose, diciamo, verranno ampiamente consultate, quindi ecco, se avete bisogno di chiarimenti, di domande, di ulteriori chiarimenti, potete scrivermi e poi vi metto in contatto con Antonella ed Elisabetta, oppure sono Fabrizio Renzi @rnbforculture.com. O Elisabetta e Antonella, diciamo, se volete scrivete a me, gliela giro, oppure le signore è meglio che non diano pubblicamente la loro mail, scrivete a me, filtro e ve le mando, se invece volete dare. Le nostre sono pubbliche perché sono istituzionali, quindi nome.cognome @unimi.it, antonella.testa@unimi.it e elisabetta.caporali@unimi.it. Perfetto, siamo per approfondimenti. Ringraziamo le nostre colleghe in regia. C'è un bel team di post-produzione, pre-produzione, veramente eccellente qui a Trieste. Il clima purtroppo è triste, altrimenti c'era un bel sole. Facciamo una ripresa da fuori per i nostri colleghi di Milano, a fargli vedere come è fatto il mare, ogni tanto almeno vi fate un'idea. Quindi non ci sono. È che poi ci viene voglia di andare al mare. Esatto. Poi ci viene invidia. Sì. Grazie Elisabetta, grazie Antonella. Grazie a te, Fabrizio.